Giorno che dovremmo risolvere, che diamo medicina per l'anima, vi ricordo sempre i libri, eh? Comprate, leggete e fate una buona recensione su Amazon. Iscrivetevi al canale YouTube Orchidea di Brasolo e al gruppo Facebook Orchidea Medicina per l'Anima e siamo arrivati a più di 30, 30, siamo passati 37.000 soci o ieri o l'altro ieri. Allora, oggi voglio parlare di quattro problemi che tante volte vengono abbastanza trascurati, non vengono presi molto in considerazione. Invece sono problemi molto importanti. Allora, il primo è la qualità dell'acqua e di conseguenza che è composto. Il pH è la salinità, il pH è quello che misura l'acidità. L'acidità si misura in numeri di pH. Il pH vanno da 0 a 14, 1 è il massimo dell'acidità, 14 è il massimo della salinità. Per le orchidee, la maggior parte delle orchidee vogliono pH intorno a 6,5. Per esempio i Propiopedilum vogliono invece pH intorno a 7, ma è un po' pochettino più calcareo. Allora, la pH si può misurare con un pH-metro, lo trovate in internet oppure nei negozi di acquari. E per misurarlo nell'acqua è comodo, si misura l'acqua, bisogna tararlo, sempre. Invece per misurarlo nella corteccia, il modo migliore è di prendere dell'acqua neutra a pH 7. Lo versate da sopra, lo prendete sotto, recuperate l'acqua che esce dal vaso, la ributtate dentro, tante volte, finché dopo la misurate, e da lì vedete più o meno quanto è la salinità del vaso. Per correggere il pH, nei negozi di acquari trovate trovate dei kit economici che servono per aggiustare il pH, alzarlo o abbassarlo, a seconda, perché l'acqua del rubinetto solitamente è molto calcarea, mentre l'acqua piovana è acida, tendenzialmente. Per cui quando prendete l'acqua piovana dovete prendere dopo mezz'ora che piove, in modo che non ci sia più, cioè che sia la prima acqua, poi porta giù tanto sporco, che sia più pulita. Invece la salinità è la quantità di sali disciolti, che ci sono nell'acqua. E la salinità è anche molto importante perché una pianta che ha un pH che non va bene, una salinità che non va bene, non va bene neanche la pianta. Allora, per misurare la salinità si usa un conduttimetro, ci sono anche dei pH-metri che fanno anche pH-metro e conduttimetro. Lo stesso sistema si misura la salinità dell'acqua e lì se l'acqua è di buona qualità è sotto i 100 microsievers. La salinità si misura appunto col conduttimetro, ma l'unità di misura è il microsievers. Se siete l'acqua sotto i 100 microsievers, è un'acqua che va benissimo. Se avete un'acqua sopra i 100 microsievers, così così, sopra i 200 è meglio non usarla. In questo caso potete usare l'acqua piovana, correggendo il pH, dopo un po' che piove, come vi ho detto prima. L'acqua da osmosi inversa sarebbe ideale. È una specie di filtrazione, nei negozi di acquari se andate con la tanica costa pochissimo, costa veramente poco poco ed è un'acqua di ottima qualità. Oppure l'acqua dei condizionatori delle celle frigorifere, quella tutta acqua che va bene, che ha conduttibilità quasi zero. Quella delle asciugatrici mi hanno detto di no perché può contenere dei residui di detersivi. Questa è una cosa molto importante. Quando una pianta ha una salinità troppo alta oppure pH sbagliato, generalmente vedete che fa una cosa molto particolare, che fa le radici che vengono verso l'alto, proprio vengono su verticalmente. Quando vedete delle piante che le radici vengono su verticalmente così, generalmente è dovuto o a salinità troppo alta oppure pH sballato. Ecco. L'altra cosa è la ventilazione. Anche questa non si dà molta importanza, invece è una cosa importantissima. Ci vuole una leggera ventilazione, ci vuole, è importantissima per le piante. C'è tanti appassionati di orchidee che mettono dei ventilatori da computer, che mi dicono che costano niente, consumano quasi niente e non si fermano mai. Non deve fare il vento, deve solo evitare le aree stagnate, perché le aree stagnate può creare molti problemi. È importantissimo che ci sia una buona ventilazione, cioè di non avere aria stagnante. Non avere aria stagnante evita di avere tanti casini, tanti problemi.
Poi un'altra cosa è l'anidride carbonica, questa serve soprattutto di inverno, perché le piante, loro attraverso la fotosintesi assorbono anidride carbonica e attraverso la fotosintesi producono clorofilla e ossigeno. Allora, d'estate non c'è problema perché c'è molta ventilazione, sono aperte le finestre, c'è molto ricambio d'aria. D'inverno, con poca luce, i giorni corti così, il freddo, si tende a tenere molto chiuse le case e se l'anidride carbonica scende sotto certi livelli non funziona più la fotosintesi, si blocca tutto il metabolismo della pianta. Per cui, d'inverno, nelle ore più calde del giorno, quando c'è meno freddo, socchiudete un attimo una finestra, cercando di fare in modo che l'aria non investa direttamente, l'aria fredda non investa direttamente nel cliente. Bastano pochi secondi per avere un ricambio d'aria, ma avrà un grande beneficio perché è molto utile un ricambio d'aria sia per loro che per noi. Nelle coltivazioni industriali c'è la concimazione carbonica, perché il computer gestisce tutte le operazioni e misura costantemente tutti i parametri, anche l'anidride carbonica. Quando scende sotto i livelli ottimali, immette in serra l'anidride carbonica, perché è una cosa molto importante. L'ultima cosa è il fotoperiodo. Tantissima gente mi dice: ma io ho delle orchidee bellissime, vigorose, così, però non fioriscono. Come mai? Le cause possono essere tante, può essere anche il fotoperiodo. Mi ricordo che tanti anni fa, quando sono arrivati gli stalli alle stelle di Natale, io ero un ragazziero, avevo 20 anni quando sono arrivato alle stelle di Natale, perché prima non c'erano in Italia, sono arrivati quei tempi là. Erano delle grandi aziende americane che avevano fatto i primi ibridi, appunto, di stelle di Natale. E quando sono arrivato, mi ricordo che c'era una grandissima azienda di Milano, che adesso non c'è più, come il dottor Socci, di Vimbotronic, che aveva un'azienda grandissima. E succedeva una cosa curiosa, che loro non si sapeva perché. Che lui aveva questa azienda enorme che aveva delle serre che erano sulla strada e tutte le serre sulla strada, non, le stelle di Natale non fiorivano. Poi si è accorti perché? Perché i lampioni stradali inibivano l'induzione a fiore perché interrompevano il fotoperiodo, perché le stelle di Natale fioriscono quando si accorcia il giorno, l'induzione a fiore, quando si accorcia il giorno e sono la notte. E dato che di notte si accendevano gli ampieri stradali, interrompevano il fotoperiodo e le stelle di Natale che erano lì tutto sulla, non riuscivano a fiorire. Io mi ricordo che ai tempi, negli anni 80, quella sera qui era tutto cateo. Mi ricordo che avevo tante piante di una catena fantastica che si chiamava Culminant, Culminant la Tuileries. Era un ibrido della catena Mossi che fioriva in primavera, fioriva sempre per Pasqua. E faceva un mare di fiori, era molto molto produttiva. E avevo un sacco di piante di questa qui. Solo che fioriva tutte per Pasqua e praticamente in 15 giorni lì avevo, non so, potevo raccogliere 1.000 fiori al giorno. Non riuscivo a venderli perché erano troppi. E allora mi ricordo che ho chiesto alle coop, senti, ho detto qui io ne ho troppe di queste qua, devo trovare il modo di venderle e compro altre varietà perché se no fiorisco tutte assieme e fa, metti giù l'impianto di illuminazione. Allora nella sala di là che adesso è chiusa abbiamo fatto 50 metri di bancale, sopra delle lampadine da 100 watt, lampadine normali anche a discesa, e praticamente c'era la lampadina da 100 watt ogni 2 metri e sotto abbiamo messo tutte queste catene che ne avevo veramente tante, e praticamente con l'elettricista e il dottor Appidini, il tecnico, allora abbiamo fatto questo impianto qua. Abbiamo cominciato a illuminare dal 21 di luglio, di 21 di giugno, da quando il giorno, oggi, ieri era 21 di giugno, il giorno più lungo dell'anno. Da allora praticamente si accendevano tutte le luci. Poi ogni 15 giorni staccavo una lampadina. Cominciavo da qui, staccavo una lampadina qui, ogni 15 giorni staccavo una lampadina. No, aspettate, ogni 15 giorni allungavo di 15 centimetri, di 15 minuti l'illuminazione, perché c'era un coso lì per regolare l'illuminazione che si poteva attraverso le cose che si vedevano dentro. Ogni giorno, ogni 15 giorni allungavo di 15 minuti. Poi dal 21 dicembre in poi, ogni 15 giorni toglievano e svitavano la lampadina. Ora, da quando abbiamo fatto così, le colline hanno cominciato a fiorire, praticamente fiorivano quasi tutto l'anno,
Invece che averle distribuite tutte, tutte assieme nel giro di 15 giorni, aveva una fioritura che durava almeno 6 mesi. Ecco, ci sono tante orchidee che reagiscono a fotoperiodo, perché se sono in un ambiente che c'è le luci di notte, gli rompono il fotoperiodo e inibiscono la fioritura. Per cui fate in modo, perché io non so quali che sono, le catree sicuramente sono sensibili, fate in modo che dove mettete queste piante, di giorno sia giorno, ma di notte sia buio, perché se ci sono delle lampadine che si accendono, hanno questo potere qua di inibire il fotoperiodo. Ecco, queste sono quattro cose che mi sono venute in mente da dire, che sono cose che generalmente sono poco considerate, invece sono importanti. Ok, a domani.